Cos'è Funambolica? È un appuntamento storico, 18 anni. È un'opportunità per vedere ciò che altrimenti non avremmo occasione di vedere. È l'incontro con persone normali che fanno cose eccezionali. È tutto questo, insomma, ma forse anche molto, molto altro. Ma soprattutto è la creatura pescarese di Raffaele De Ritis, che ha all'attivo produzioni circensi di tutto rispetto, da Hollywood a Monte Carlo. Funambolica, il festival internazionale del nuovo circo, tornerà a Pescara nei giorni 1, 4 e 5 luglio al Teatro Massimo e dal 16 al 22 giugno all'Arena del Porto Turistico Marina di Pescara, con uno spettacolo molto innovativo e interessante. Una novità assoluta, è un'anteprima di una creazione molto ambiziosa ispirata al mondo di Puccini nell'anno chiaramente dell'anniversario, ed è fatta con un cast tutto al femminile di acrobate aeree e di musiciste. Lo ha prodotto la compagnia Blu 5, che è la più prestigiosa realtà in Italia del circo contemporaneo, e tra l'altro hanno scelto Pescara come anteprima perché pochi giorni dopo il debutto sarà al Festival di Caracalla a Roma. Il primo luglio c'è una compagnia leggendaria, è una compagnia britannica che si chiama Gandini Juggling, che in realtà raccoglie 9 artisti di varie nazionalità, ed è una compagnia che ha inventato un linguaggio completamente nuovo, e cioè è un incrocio tra la danza e la giocoleria, con un rapporto molto particolare con la musica. Lo spettacolo si intitola Smashed, siamo onorati di averlo per la prima volta perché ha avuto 4.000 repliche in tutto il mondo, è stato prodotto dal National Theatre di Londra. Non manca il Grand Gala du Cirque, sempre al Teatro Massimo. Questo gala ha raggiunto la 16ª edizione, si svolgerà in 2 repliche i giorni 4 e 5 di luglio al Teatro Massimo, e come sempre raccoglierà i gruppi e gli artisti singoli che non hanno mai lavorato insieme, raccolti tra i migliori del mondo che durante l'anno si sono distinti. Vogliamo offrire quest'anno veramente delle cose particolari, esclusive, originali, ma nello stesso tempo anche i classici, che comunque di artisti che hanno già ricevuto premi internazionali, soprattutto nel Grand Gala, e saranno rappresentati addirittura 10 paesi in tutto quanto il mondo. Sempre l'ente manifestazioni pescaresi ha adottato la politica del prezzo del biglietto molto calmierato, molto basso, proprio per invitare tutte le famiglie anche, no, con bambini eccetera, a venire a vedere gli spettacoli, con prezzi ridotti appunto per i minorenni e anche con una campagna abbonamenti veramente importante.